Con lui si incontrava in tutte le parti, in qualsiasi posto, perché non aveva nessun limite di reverenza, lo riceveva a casa, non aveva difficoltà. Si incontrava con Itto Santa Paola in separata sede per altri fatti e con Carmelo Colletta da solo. E poi c'era quando si riunivano. In seduta plenaria, per così dirla, per farmi capire. Ecco, lei ha conoscenza di riunioni plenarie tra il 91 e il 92? Che in questo momento no. Senta. È che provinciale, regionale, attenzione. Sì, stiamo parlando del regionale, Sì, regionale, perfetta, no, che in questo momento non mi ricordo, credo di no. no. Ma lei era tenuto a saperlo, cioè era persona che era tenuta a sapere di eventuali riunioni regionali? Assolutamente no. Infatti ho sempre detto che quello che a me conosceva, quelle che erano le mie competenze, che ne chiedo conoscenza di tutta Cosa Nostra siciliana. Senta, lei ha parlato di Matteo Messina Denaro come referente nel Trapanese degli anni 90. Nelle altre province, con chi erano stati stabiliti i contatti? Chi erano i personaggi con i quali ci si interfacciava? Ripeto, il periodo è sempre quello che precede la strage del 92, quindi siamo tra il 91 e il 92. Allora, con Massimo Matteo Denaro i rapporti li avevano diretti, dove io mi ci sono incontrato pure alla presenza per altre circostanze, poi le spiego. Quanto riguarda con i catanesi, le altre persone erano prevalentemente Eugenio Galea e Vincenzo Aiello. I rapporti con Caltanissetta c'erano quando erano diretti o mediati prevalentemente da Bernardo Provenzano. Quanto riguarda Catania l'abbiamo detto, Trapani l'abbiamo detto, Caltanissetta io Quindi, scusi. Agrigento invece con Antonio Di Caro, poi il padre, poi prima con Colletti, poi Antonio Di Caro e il figlio. Quindi Peppe Di C'era Caro. quando si sì, Peppe Di Caro che è stato ucciso nell'89, poi c'è stato il figlio assieme a Salvatore Di Ganci e quelle di Rebera Capizzi. Capisci? Senta una cosa, lei ha mai sentito, sa che rapporti c'erano all'interno degli uomini della provincia agrigentina, eh? Sai se erano rapporti diani o vi erano contrasti? No, c'erano forti contrasti, in particolar modo dopo l'uccisione di Anton Di Caro. E quando io ho assistito che Salvatore rendette la reggenza a Peppe Capizzi e a Salvatore Di Ganci con l'ordine di affiliare il figlio di Peppe Di Caro Antonio, da lì in poi c'è stato sempre questo gruppo, un contrasto continuo. Senta, lei sa se Io Matteo ho gruppo che, contrasti che ho lasciato fino al momento del mio arresto. Messina Denaro ha mai avuto rapporti con questi personaggi dell'Agrigentino? Sì, aveva contatti, è stato pure anche lui mediatore da parte di Salvatore Rina, con me ha partecipato a sedare questi animi perché lui conosceva anche altri soggetti per quanto riguarda il suo territorio, che fosse Montevago, comunque territorio vicino a lui, che confinava con l'Agrigentino, col Trapanese, Sì. sempre per conto di Salvatore Rina. Quindi in modo diverso avevamo gli stessi incarichi e gli stessi interessi. Quindi scusi, ho capito bene, lei da un lato, Matteo dall'altro, incaricati da Rina di, diciamo, mediare all'interno dei gruppi delle varie frange agrigentine, per riportare. In particolar modo dopo l'arresto di Salvatore Rina siamo intervenuti direttamente, che non essendo più presente Salvatore Rina siamo intervenuti direttamente più volte. Una volta addirittura ci fu una riunione avvenuta a Salemi per tentare di pacificare queste due anime, ma il risultato apparente fu positivo, ma poi sapevamo che non era così. Senta, ricorda in che periodo siamo? Questa riunione di cui vi parlo, 94-95.
Senta, un tale Ambla Ignazio, l'ha conosciuto? Sì, un uomo d'onore della famiglia di Sciacca, appartenente a Savoia di Gancio. Dimino Curzio, l'ha conosciuto? Sì, entrambi, sì, anche lui uomo d'onore della famiglia di Sciacca. Queste persone avevano rapporti con Matteo Messina Denaro? Avevano sia con Messina Denaro, con me e credo anche con Vincenzo Sinagore, comunque con il Trapanese, perché c'era pure un interesse da parte dei Marinagati sulla Cassia Struzzi, quindi avevano rapporti con un po' con tutti. Cascio Rosario, non ricorda chi era? Sì, Cascio Rosario era un imprenditore. Io l'ho conosciuto inizialmente tramite Angelo Sino, il noto imprenditore, e è divenuto collaboratore di giustizia. Poi ne ho sentito parlare anche da Messina Matteo Denaro, quale persona lui vicino, non so se diretto o indiretto o tramite il genero, comunque una persona a lui vicino. Con riferimento a questi problemi riguardanti i supermercati, periodo, ripeto, sempre 90, 91, 92, lei ricorda se ci sono stati contrasti che riguardavano l'apertura di questi supermercati in provincia? C'era problemi per quello che riguarda Cosa Nostra, l'ha messa a posto. Soldi che per un periodo non ricevevamo dopo la rissa di Salvatore Rina e quindi c'erano lamentele per i supermercati di Ribera. Ricorda se Messina Denaro venne investito di questa questione? Sì, perché l'imprenditore, che era poi quello che Gricoli, che gestiva questa catena di supermercati, non mi ricordo il nome dei supermercati. La comunque catena. Quelli famosi Gricoli che notoriamente è indicato come vicino a Messina Matteo Denaro. Quindi imprenditore nel settore dei supermercati. Perfettamente, sì. Dove Giovan Battista Ferranti li faceva anche da autotrasportatore, non mi ricordo il nome della società, dei supermercati. Va bene. Che ruolo ebbe in questa vicenda Matteo Messina Denaro? Di sedare gli animi, se non ricordo male, non vorrei sbagliare, di fargli avere i soldi ai capizi o a chi di competenza, che c'era a Ribera e ad Agrigento, se non ricordo male. Comunque c'era questo problema che si doveva risolvere e Matteo l'ha risolto. Senta, un altro fronte riguarda i rapporti tra Matteo Messina Denaro e i fratelli Graviano. Sì. Ecco, innanzitutto lei sa se esistevano, se erano. Sì, avevano rapporti con costoro. Sa la genesi di questi rapporti, quando nascono e come si sviluppano? Quando nascono non lo so. Che lui aveva rapporti con i Graviano nasce, a meno quello che io so, attraverso il cognato, perché di Guttadauro, che è proveniente di quel territorio. Strada facendo questi rapporti si intensificano. Guttadauro, scusi, Guttadauro che cosa fa? Il cognato di Mettina Massimo Denaro, non mi ricordo il nome di battesimo. Comunque, ripeto, non so quando nasce questo rapporto, so che io conosco questi rapporti quando Bartolomeo Cascio di Roccamena, appartenente al mandamento di Corleone, faceva la danza nella zona di Roccella, quindi il mandamento di Brancaccio. Sì, siamo negli anni. Messina Matteo Denaro. Scusi, Brusca, le chiedo sempre per favore. 80. 80. Gli anni 80. Sì. E Matteo accompagnava Bartolomeo Cascio che faceva la spola, il Castelvetrano, dalle tante e zona di Roccella.
Quindi questi contatti, diciamo, nascono già dagli anni. Ripeto, però, quando nascono, come nascono, questo non lo so dire. So che attraverso il cognato lui aggancia, diciamo, questi rapporti con i fratelli Graviano, in qualche modo con Giuseppe, autorizzate, forse addirittura sono stati il motivo principale affinché venissero diciamo guardati con un occhio diverso da parte di Salvatore Riina, perché fino a quel momento Brancaccio è stato sempre un territorio guardato con sospetti per tutte le vicissitudini che produceva quel territorio. Quindi da quel momento, cioè, con questa vicinanza, Giuseppe Graviano entrò nelle grazie di Salvatore Riina e quindi fu reso responsabile e partecipe di tutto quello che avveniva all'interno di Cosa Nostra provinciale e non. Quindi lei dice una sorta di accredito che... raccomandazione. Che avviene attraverso la mediazione di Matteo? Precisamente. Le vuole ricordare brevemente alla Corte quali erano state le vicissitudini per cui Brancaccio non poteva essere, diciamo, nel cuore di Riina in passato? Perché da lì nasce la prima cosiddetta guerra con quelle contro i Cavataio. Poi per un periodo è stata sostenuta da Michele Greco, quando poi costui venne arrestato venne rappresentata da Giuseppe Greco Scarpa, dove costui poi venne ucciso. Poi venne arrestato Giuseppe Lucchese, cioè questo mandamento venne sostenuto da Giuseppe Lucchese assieme a Vincenzo Puccio. Lucchese arrestato, Puccio poi si scopre che aveva complottato contro Salvatore Riina. Perfetto, quindi era, aveva questi precedenti, che non lo tranquillizzavano. Esatto. L'ultimo è stato un certo Tindidello che riceve il mandamento, poi non so per quale motivo fu pure messo di lato. Quindi era un territorio che Salvatore Riina aveva sempre guardato con diffidenza. Ho capito. Senta, questi rapporti che nascono nel modo in cui lei ha detto e che poi si sviluppano nel corso del tempo, vedremo e sapremo come. Sono stati anche di natura patrimoniale, cioè il Matteo Messina Denaro, oltre ad avere questa funzione, diciamo, di collante e anche di mediazione, ha mai avuto un ulteriore ruolo nel campo dei rapporti, nei rapporti, diciamo, economici con i Graviano? Fino al 1984-85, fino a quando io ho avuto modo di conoscere e frequentare Messina Matteo Denaro, lui si appoggiava spesso ai Graviano perché economicamente erano imparagonabili, più ricchi in quel momento storico, e lui, diciamo, che si appoggiava con loro per soldi, finanziamenti, viaggi, perché spesso si lamentava e trovava sponda con i fratelli Graviano. Senta, lei un certo San Severino ricorda chi sia? San Severino dovrebbe essere un uomo del mandamento di Brancaccio che poi i Graviano l'hanno messo di lato perché si aveva costruito un fabbricato, c'era qualche cosa, non è un nome che sento per la prima volta, dovrebbe essere questo signore di cui ho menzionato. Che è un imprenditore? Sì, un costruttore, diciamo, palazzinaro. Ok. Lei ricorda se cosa seguì a questo fallimento? No, non glielo so dire. Lei ricorda se Messina Denaro aveva rapporti con personali, con appartenenti al settore bancario? Matteo sì, e credo che stessi aiutando proprio Giuseppe Graviano a recuperare soldi che riguardavano una certa costruzione, e che poi questi soldi, questi imprenditori, c'è tutto passò in mano a Tullio Cannella. C'è un percorso abbastanza lungo e farraginoso in questa proprietà dei Graviano, dove Massimo Matteo Denaro gli diede una mano. Ecco, in che modo gli diede una mano, lei lo ricorda? E di interessarsi per avvicinare questo bancario, per recuperare soldi o prestiti. Comunque ci fu un interesse da parte di Messina Matteo Denaro per queste vicissitudini. Io dico questo perché dopo l'arresto di Giuseppe Graviano, e quindi nel 94?
Perfettamente. Commentando di questi rapporti, Graviano Bagarella, il Messina Mattinale si lamentava perché Leluca Bagarella sposava la tesi di questo di Tullio Cannella e non quelli dei Graviano, che a sua volta lui aveva cercato di fargli recuperare tutti questi soldi. Quindi le mie conoscenze in modo più approfondito nascono da questi rapporti. Sapevo genericamente chi erano, che era il San Severino doveva essere il socio dei Graviano, del padre, c'era qualche cosa che io non so bene. Precisamente, e che è completo. Dopodiché io vengo a conoscenza di questi particolari quando Messina Mattinale predica Leluca Bagarella, perché questa proprietà dei Graviano, in qualche modo il Tullio Cannella non gli voleva restituire soldi, c'era qualche cosa del genere. Quindi fa parte del contrasto, diciamo, fra Bagarella e Graviano. Precisamente. Presidente, dunque, io c'è stato prima un parlé con i difensori per quanto riguarda, diciamo, l'ulteriore capitolo che riguarderebbe la trattativa e altre vicende sulle quali che non sono collegate, diciamo, direttamente alla, almeno per quanto rileva, la posizione dell'imputato, ma che comunque sia sono utili per colorare, diciamo, l'imputazione e i fatti che sono a supporto, gli elementi che sono a supporto dell'imputazione. C'era un accordo di massima con i difensori per una, diciamo, produzione dei verbali che surrogherebbe questa parte che ci porterebbe via, diciamo, tutta la giornata e forse anche di più. Se c'è un accordo acquisitivo, la Corte ne prende atto. Ora, però, siccome giustamente il difensore non li abbiamo tutti a portata di mano, quindi, diciamo, l'accordo è di massima, comunque sia, non credo che ci saranno modifiche o ragioni, per cui mi riservavo, cioè, se tralasciando di fare domande ora, se i difensori sono d'accordo, eventualmente all'esito del controesame, sì, magari dopo l'udienza ci mettevamo d'accordo sull'acquisizione, cioè se ci fossero domande residuali per cui, insomma, questo accordo poi non venisse formalizzato, perché se i difensori dovessero avere qualche remora e quindi non dare poi il consenso definitivo ad alcune circostanze, semmai a fare singole domande specifiche e precisazioni in un secondo momento. Sì, e tendenzialmente c'era un accordo in questo senso. Quindi io posso tralasciare questi argomenti eventualmente. Pubblico Ministero, io non ho idea dei tempi che occuperebbe. Io non so se poi i difensori vogliono o meno. No, lo dico per questo. Pubblico Ministero. Io sui tempi penso un'ora e mezzo ancora. Lei ancora proseguirà per un'ora e mezzo. Sì. Le altre parti vorranno procedere al controesame in questa data, perché sennò io vi inviterei a fare questa produzione nella prima fase della prossima udienza, se il controesame si dovesse svolgere appunto nella prossima udienza. Io, Presidente, per il controesame, in maniera tale da dare anche alla Corte la possibilità di vedere i documenti e chiedere, formulare eventualmente domande a chiarimento. Io, Presidente, per il controesame, per quanto riguarda la difesa, sarei orientato o nello svolgerlo oggi o quantomeno in tempi stretti, non tra un mese. Vediamo allora se ci arriviamo, se... Poi se ci sarà una produzione con riferimento ai verbali, sostanzialmente c'era un accordo atto. Di massima per l'acquisizione, peraltro alcuni non erano nel fascicolo del Pubblico Ministero, non facevano parte del fascicolo del Pubblico Ministero, quindi non ne siamo nemmeno a conoscenza e dovremmo andarli ad analizzare. Comunque sulla trattativa, sull'ambito trattative verbali, per noi non ci sarebbero dei problemi di acquisizione. Vabbè. In linea di massima, però non abbiamo nel comunque, concreto. Comunque, riservate di fare questa. Sì, al massimo poi un'udienza successiva, non lo so, si sentirà, se non si trova l'accordo, su quel punto poi si sentirà, non ci sono problemi da parte nostra. Vabbè. Prego, Pubblico Ministero, può proseguire. Allora, senta, tanto le chiedo,
passiamo a un altro argomento, avvicinandoci, diciamo, al fuoco dell'imputazione. Le chiedo di riferire alla Corte in merito al cosiddetto maxi processo. Quindi, innanzitutto e preliminarmente, se, perché, come e perché interessava Cosa Nostra questa vicenda e se ci furono dei tentativi di aggiustamento in itinere volti, diciamo, a favorire una sentenza in favore degli appartenenti a Cosa Nostra. Sì, ma che si processo, ci sono stati tentativi di aggiustamento a condizionare la Corte affinché ottenessimo un risultato positivo, in particolar modo riguardanti gli ergastoli. E poi tutto il processo anche per smontare un po' la tesi dell'accusa. Esito che poi si è concluso con quello che ormai si sa. Ecco, prima ancora dell'esito, che risale, sappiamo, al 31 gennaio del 92, ci sono stati tentativi esperiti sia nelle fasi di merito e poi durante la prima della decisione della Cassazione, e se sì, quali esiti hanno avuto? E io stavo per connelle. Io parlo di primo grado, ci sono stati tentativi di agganciare sia il presidente, sia il giudice all'atrio, l'attuale presidente del Senato, Piero Grasso, sia il giudice popolare. Questa è una prassi consolidata da sempre, quando c'era un processo in corte d'assise, di tentare di agganciare con le vie più impensabili, dall'amico, dal fruttivendolo, dal macellaio, dall'amico professionista, quindi qualunque modo per arrivare all'obiettivo. E il primo grado che io mi ricordi, tranne Piero Grasso, il dottor Piero Grasso, tutti gli altri in qualche modo c'è stato un minimo di contatto, minimo, di più non glielo so dire. Okay. E il risultato è stato quello che noi sappiamo. Poi c'è il secondo grado. Specifico, il risultato è stato quale? Che condanne in ergastolo una buona batosta per Cosa Nostra. Ci sono state delle assoluzioni, non mi ricordo tutta la sentenza, sono state delle ergastoli, delle condanne pesanti e delle assoluzioni. E l'applicazione del famoso teorema Buscetta, credo. Precisamente, prevalentemente era questo il tema da smontare. Sì. Perché se non c'era questo teorema, gli ergastoli non sarebbero stati applicati, tranne che per gli omicidi singoli, tipo Calzette e altri casi specifici. Sì, passiamo in appello. Nella fase d'appello, dalle notizie ricevute all'interno della Corte d'Assise d'appello, le notizie sono che quel processo in primo grado sarebbe stato in linea di massima smontato per quelle che erano gli atti processuali, lo svolgimento, tutto questo fino a quando non comincia a collaborare Francesco Marino Mannoia. Da quel momento in poi le notizie che ricevamo da Dirzo Le Quinti, che riceveva in particolar modo Salvatore Arena, che aveva condizionato e quindi portato alla conferma in linea di massima, addirittura appesantito, perché in primo grado ero stato assolto e tanti altri come me sono stati condannati anche in fase di appello. Dopodiché si passa alla Cassazione e la Cassazione si fanno tutti i tentativi, ognuno per le strade più disperate, che andavano a finire tutti da Salvatore Arena, perché questo era il meccanismo, in modo da non poterli fare andare in conflitto o di poterli gestire in modo diverso. Comunque ognuno che aveva una possibilità li portava tutti da Salvatore Arena. Lei ricorda chi è che si attiva? Io mi attivo per quello che riguarda la mia situazione. C'era per esempio una strada che poi abbiamo scoperto di avere assieme, era con il padre figlio Montalto, Salvatore Rina con suo nipote Giovanni Grizzaffi per un'altra strada, Bernardo Provenzano con un'altra strada, Madonia con un'altra strada, ognuno a modo proprio
cercava di, come si dice, portare acqua al mulino per tutti, per lo stesso interesse, e a ottenere un esito positivo in Cassazione, in particolar modo eliminare l'ergastolo e smontare il cosiddetto teorema Buscetta. Sì. Speranza che è durata fino a quando poi il dottor Giovanni Falcone viene chiamato agli affari penali da parte dell'onorevole Martelli, e da lì cambia le modalità di procedere all'interno della Cassazione, che non c'è la sede fissa, ma viene fatto un ruolo a rotatorio. Ora tecnicamente non lo so spiegare, comunque non viene più assegnato alla prima sezione, ma viene fatto un sistema una rotazione. Precisamente. E da lì non abbiamo potuto, potuto gestire o ottenere un risultato a noi e sperato. Quindi è stato confermato il 31 gennaio 2003 quello che è stato nelle massime primo grado. Queste sono le mie conoscenze. Quindi sostanzialmente questo esito era l'esito che è stato negativo, ovviamente, per Cosa Nostra, era atteso, diciamo, quantomeno. Non c'era più speranza per gli uomini d'onore, ancora prima della sentenza della Cassazione. Precisamente, contrariamente che poi nel frattempo c'era stato il Machis bis, Terre, tutti i processi che in massimo siano risolti in modo positivo in Cosa Nostra, anche con qualche condanna, però nessuno riportava sentenza del gas, addirittura qualcuno smontava il teorema Buscetta, allora non mi ricordo se il primo, se il terzo, non mi ricordo con precisione. Era l'unico, in sostanza era rimasta l'unica sentenza che portava gli ergastoli per i vertici di Cosa Nostra, in particolar modo per Totorina, che fino a quel momento Totorina aveva solo un ergastolo, l'unico ergastolo peso, poi non aveva nessun'altra condanna. Quindi puntavano su questo processo. Lei ricorda che era pendente al tempo anche il processo Basile? Per l'omicidio, sì, per il capitano Basile. L'omicidio che era un omicidio del capitano Basile, che ha avuto anche questo processo una serie di vicissitudini giudiziarie, rinvii, acquisizione, condanna, assoluzione, tutte attraverso interventi esterni. Però nell'ultimo grado non siamo anche questo riusciti a prelotarlo, tra virgolette. Si è concluso con la condanna al ragazzo per gli esecutori. Per gli esecutori e i mandanti, credo. Sì, esecutore e mandante, sì. Ma credo però o prima o dopo la sentenza, non mi ricordo come dice il dottor Pace, che sono passati proprio 20 rotti anni, quindi non glielo so dire. Ma ascolti una cosa, l'idea di uccidere il dottore Borsellino e il dottore Giovanni Falcone nasce quando? Alle mie conoscenze il dottor Giovanni Falcone per me... Io mi sono interessato a studiare le sue abitudini subito dopo la strage del dottor Chinnici, avvenuta nell'82-83, credo 83, non vorrei sbagliare. 84. Dopo la strage di Chinnici? Io, Antonino Madonia, con Salvatore Rina riceviamo l'incarico di cominciare a studiare le abitudini del dottor Giovanni Falcone, cosa che io faccio assieme con Antonino Madonia. Prima mi studio i movimenti di arrivo e di andata del tribunale. Poi si sapeva che lui aveva un'amicizia a Trapani con un certo Bulgarelli che andava a trovare periodicamente. Quindi abbiamo studiato la strada, i tempi per poter vedere se potevamo commettere in quel territorio. Ci sono state più valutazioni. Successivamente poi io sono stato detto in arresto, successivamente ho saputo che c'è stato un tentativo quando lui frequentava la piscina o la palestra in via Belgio. Poi c'è stato l'attentato alla Daura. Scusi, questo di via Belgio a quando risale? Che io sappia, io ero al confine, quindi dobbiamo essere 86-87. Le dico questo perché noi in quell'arsenale trovato in contrada Giammaccio c'erano dei bazooka che allora si dovevano assemblare, non erano quelli come gli ultimi, quelli confezionati, usegetta, si dovevano confezionare. Ed era venuto da me e Giovanni, assieme a Baldassare Di Maggio, Giovanni Motisi, detto Chiattone. Sì.
perché volevo vedere i bazooka e imparare a noi, e in particolar modo a Di Maggio, come funzionava e come doveva essere assemblato, che serviva per fare un attentato proprio al dottor Giovanni Falcone, attentato che non è andato a buon fine. Che io sappia, neanche ci hanno provato, perché poi ogni volta c'erano delle complicazioni, quindi si rimandava. Quindi io so della morte del dottor Giovanni Falcone già dell'82-83, da quando ha detto. Per quanto riguarda invece il dottor Borsellino, e la ragione, quindi la sentenza di condanna a morte, lei dice, risale all'82-83. E a quel tempo la ragione di questa condanna a morte qual era? Cioè cosa veniva, diciamo, ascritto da parte di Cosa Nostra? Perché, in particolar modo per l'impegno da parte del dottor Falcone, che seguiva quelli che erano gli indirizzi del dottor Chinnici, perché secondo le mie conoscenze il primo a contestare Cosa Nostra era il dottor Chinnici, che ci aveva veramente toccato, come so dire, i nervi scoperti attraverso la politica, che erano i cugini Salvo, i catanesi, con Costanzo. Il dottor Chinnici aveva dato è stato l'origine degli attacchi a Cosa Nostra, poi attività portata avanti anche dal dottor Giovanni Falcone. Ho capito. E questo quindi sin dal 1982 si succedono questi progetti, questi tentativi di eliminare il dottore Falcone. Precisamente. Per quanto riguarda invece il dottore Borsellino? Le mie conoscenze risalgono con l'arresto di Luca Bagarella, credo per l'omicidio Palazzo, una cosa del genere, che il dottor Borsellino faceva da giudice istruttore. Tentato di avvicinarlo, si è rifiutato di mettersi a disposizione, poi credo pure anche per l'omicidio del capitano Basile. Quindi da lì io non c'era occasione, quando si parlava del dottor Borsellino, a parte Salvatore Rina, che lo volevo uccidere. Tentativi sono stati fatti e mi sono stati raccontati, perché io non ho partecipato. Scusi, qua siamo alla vicenda, insomma, del covo di Via Giraldi, Via Pecore Giraldi. Via Pecore Giraldi, sì. Siamo in che periodo? 79-80. Sì. Dovremmo essere a questa data. Comunque io per certo so che Salvatore Rina aveva tentato di avvicinare il dottor Borsellino per influenzarlo sulla decisione del cognato Bagarella. Credo ci fosse pure un omicidio in questa indagine, c'era qualche cosa che lo riguardava. Che riguardava comunque sia Bagarella. Precisamente. Tentativi che il dottor Borsellino proprio ha rifiutato senza mezzi termini, non potuto avvicinare, proprio ha rifiutato. E sto fatto dire, questa cosa se l'è legato al dito, strada facendo queste attività se li andava sempre più si andavano sommando, perché poi lui era stato anche partecipe per l'ostruzione del maxi processo. Condivideva tutto quello che faceva il suo amico Giovanni Falcone. Poi quando fu, diciamo, ripeto, l'accelerazione, tanto è vero che ci fu un tentativo, quando fu mandato a Mazzara del Vallo, quindi si immaginava che andava a contrastare Cosa Nostra, quindi era una sorta di prevenzione. A Marsala, perché non c'era bisogno di avercelo scritto, diciamo, come su un piattino, per capire quello che andava a fare. Il dottor Borsellino andava là per contrastare Cosa Nostra, in particolar modo quelli che erano gli elementi sul territorio. A questo proposito, quindi il dottore Borsellino, se non sbaglio, va a Marsala in 87. E sì. Lei ha mai parlato con Matteo Messina Denaro dell'attività svolta dal dottore Borsellino come procuratore di Marsala, delle iniziative adottate dal dottore Borsellino in quegli anni? Sì, si parlava in particolar modo che lui in quel momento storico stava adoperando un paio di collaboratori di giustizia. Un certo Calcara, un certo, come si chiama l'altro, quello che è stato poi diciamo la base fondamentale per il dottor Contrada, in questo momento mi viene il nome,
allora c'era di Castelvetrano, Rosario Spatola e la Filippello. Perfettamente. Quindi erano i collaboratori del tempo, diciamo. Quindi. Sì, sì. E che di questi collaboratori Messina Mattedana non si preoccupava, perché le valutazioni che davano sia lui ma anche Vincenzo Sinacori, sì, si è creato qualche problema, però non erano attendibili perché non facevano parte di Cosa Nostra, quindi non potevano dire nulla di più. Probabilmente non si è preso dal giornale, o forse di relato, poi magari ci costruivano qualche cosa. Comunque non erano elementi che ci creavano dei problemi di stravolgere la vita di Cosa Nostra Trapanese. Sì, qualche problema, però invece l'attività, proprio l'impegno del dottor Borsellino, quello che ci dava fastidio. No, questi fatti provenienti dai collaboratori di giustizia, da questi due e gli altri, si sarebbero risolti, ma senza bisogno di raccomandazione. Ho capito, quindi, non erano questi falsi collaboratori che, a detta insomma, degli uomini di Cosa Nostra, che potevano diciamo ledere gli interessi di Cosa Nostra in quella provincia? Perché io sappia mai sentito dire a Messina Mattedenaro, a Andrea Mangialicino, in cui in quel momento solo che avevo più rapporto, a Vincenzo Sinacori, che si doveva uccidere il dottor Borsellino per questi collaboratori. Mi scusi l'espressione, non ci fregava un tubo. Sì, non ci piacevano, però scusi, non era un problema. Scusi, in particolare lei ha parlato di Calcara. Cioè, che cosa di Calcara, che cosa si diceva in Cosa Nostra quando inizia la sua collaborazione alla fine del 91? Credo che Calcara dovrebbe essere quello che accusava Nitto Santapaolo l'omicidio del sindaco di Castelvetrano, sì. Precisamente. E siccome chi conosceva i fatti sapevano che non erano così, che Nitto Santapaolo non c'entrava, quindi ridevano che questo processo prima si sarebbe smontato, senza bisogno di chissà che cosa. È tutto qua. Sì, mi ricordo che Nitto Santapaolo però era stato, credo, condannato in primo grado a quel tempo. Ma era un fatto, tra virgolette, non si dava la colpa a Calcara, ma si dava la colpa al magistrato che li credeva e quindi li aveva costruiti, li aveva fatti, li aveva detto. Però era perché sapevamo il dottor Borsellino l'impegno che aveva verso Cosa Nostra, l'impegno che aveva. Allora avevano altre notizie di indagini che svolgevano sul territorio che riguardava Mariana Gade e altre notizie, quindi quelle erano più importanti. Senta, ma in quel periodo, quindi nel periodo fino a quando Borsellino è procuratore di Marsala, registra dei progetti per ucciderlo, per passare all'azione in quel periodo? Ci sono state tante discussioni, che io sappia forse addirittura qualche tentativo. Io sono stato investito pure per poter agire o scegliere l'arma o qualche consiglio, e mi ero messo pure a disposizione con Mascio Ciccio, Francesco Messina di Mazzara del Vallo, però sì. Detto Mascio Ciccio, qualche tentativo di poter eliminare il dottor Borsellino. So che ci sono stati tanti tentativi, addirittura io ne so uno ancora prima, nell'80 84-85, che lo stava curando Baldassare Di Maggio, quando il dottor Borsellino frequentava Marina Longa, dove c'aveva un bunker, una cosa del genere. Lei intende bunker, insomma, forse, o bungalow? Una casa, bungalow, chiedo scusa l'espressione un po' infelice. Sì, un bungalow con tutta la famiglia. Quindi già da lì ci sono stati dei tentativi di poter uccidere il dottor Borsellino. Quindi siccome il dottor Borsellino a Marsala ci è andato dopo, quindi la volontà del dottore di uccidere il dottor Borsellino precedentemente non c'entrano, ripeto, influivano e andavano a impompare la volontà, a sommarsi, diciamo. Esatto, esattamente.
Senta, quando è che si ritorna a parlare in termini concreti, diciamo, di uccidere il... Anzi, prima, scusi, le faccio un'altra domanda, preliminare a questa. La prima di... Cioè, il dottore Falcone viene trasferito al Ministero. In questo trasferimento... Questo trasferimento del dottore Falcone è stato mai in qualche modo appoggiato, voluto, favorito da Cosa Nostra? Assolutamente no, anzi era guardato proprio per andare a fare quello che non era riuscito a fare durante la sua funzione da magistrato, cioè quello che poteva fare da funzionario attraverso la possibilità che gli aveva dato l'onorevole Martelli. E per andare a contrastare attraverso normative, decreti legge, iniziative giudiziarie, andare quindi, a fare quello che non riusciva a fare da giudice, quello che chiedeva da giudice. Quindi viene considerato più pericoloso al Ministero che a Palermo? Esattamente. E poi la realtà fu quella. Ma prima che fosse trasferito, ci fu qualcuno che pensava di allontanarlo dall'ufficio di Palermo in qualche modo, diciamo in qualche modo legale, tra virgolette, ossia non con la violenza ma attraverso un trasferimento coatto? Sì, non so come, c'era Bernardo Provenzano che diceva a Salvatore Rina, e siamo 83-84, diceva ora, comunque dovrebbe essere questa la data sulla linea di massima, che attraverso Vito Cencimino doveva riuscire a farlo trasferire. Sinceramente non so come e come doveva avvenire, e Salvatore Rina dice a me non mi interessano questo tipo di atteggiamento, io lo devo uccidere e basta. Però so che Bernardo Provenzano non voleva affrontare la cosa in modo violento di colpo, come si dice, per fare meno rumore ma raggiungere ugualmente l'obiettivo, però principalmente prima di farlo trasferire. Poi come doveva avvenire questo non glielo so dire, so che per 100% le critiche di Salvatore Rina che io ho ascoltato con le mie orecchie. Sì, insomma le critiche sono quelle che ha raccontato, o ci sono altri particolari sullo sfogo di Rina nei confronti di Provenzano? È che lo riteneva, lo criticava nel mezzo, che non è vigliacco, che si faceva abbindolare da Vito Ciancimino, che non è, questo atteggiamento cioè, non lo portava da nessuna parte, che lui invece Totò Rina era abituato ad affrontare la cosa, diciamo, di petto, ci metteva sempre la faccia, non se ne fregava di nulla e di niente. Ho capito. Guardi, io queste dichiarazioni ho fatte a tempi più quando erano più freschi, quindi dovrebbe la sostanza sì, dovrebbe sì, essere sì, questa. Sì, sono già consacrate in altri verbali, registrate nelle sentenze che sono state prodotte. Senta, e in quale momento si comincia allora a parlare della organizzazione degli attentati nei confronti di Falcone e Borsellino? Guardi, io una prima verifica per quanto riguarda il dottor Falcone, verifica nel senso di se c'erano le condizioni di poterlo commettere su Roma, l'ho fatto nel 90-91, quando Leluca Bagarella si trovava al confine a Monte Rotondo, perché si diceva che attraverso fonti legali, cioè avvocati o altri soggetti, si diceva che il dottor Giovanni Falcone andava a mangiare spesso dalla Soralella, senza scorta e senza niente. Quindi si poteva essere un obiettivo facile. Quindi il dottore Falcone era già stato trasferito a Roma? Precisamente, sì. Quindi sicuramente nel 91. Poi non direttamente non l'ho saputo, questa attività fu in qualche modo sospesa.
scusi, anche perché ci fu una segnalazione. Ma lei con Bagarella che cosa avete fatto? Cercavamo questo ristorante che poi alla fine non siamo neanche riusciti a trovarlo. Questo ristorante o altri luoghi dove il dottor Falcone frequentava. Io sono stato 2 giorni, però siccome ero scompetente di Roma in quel momento storico, anche se c'era stato più volte, però non avevamo, come so dire, la stessa dimestichezza come trovarsi a Palermo, ecco. Perfetto. Allora, l'abbiamo trovato con più tempo. Una domanda, se l'aveste incrociato dalla sorella o in qualsiasi altro posto, eravate già pronti per eseguire questo omicidio oppure era, diciamo, un'attività ricognitiva che avrebbe avuto bisogno di ulteriori passaggi? No, era un'attività ricognitiva e poi per portarla a termine il dottor Pace ci voleva niente, il tempo di rubare qualche macchina, attrezzarsi con le armi, quello era l'ultimo step da risolvere. Era un'azione ricognitiva e vedere se quello che ci veniva raccontato era vero. Sì, quindi per capire era un'attività da svolgere con le armi, quindi non con l'esplosivo. In quel momento storico sì. Poi so questa attività l'abbiamo interrotta, però so che poi l'ha ripresa Messina Matteo Denaro con Vincenzo Sinacori, con i Graviano, so che ci hanno lavorato molto su tale obiettivo, però mai portato a termine. Scusi, io però devo chiedere e anche sottolineare questo aspetto. Siccome ovviamente lei ha iniziato a collaborare nel 96, sono 20 anni che collabora e quindi 21 e quindi conosce dai processi varie. Lei vorrei che lei di volta in volta specificasse se sono notizie che poi lei aveva acquisito nel corso della sua militanza in Cosa Nostra oppure se sono cose che, di cui viene a sapere dopo, cioè del fatto che Matteo Messina Denaro e altri operino su Roma per organizzare un attentato a Giovanni Falcone, lei lo viene a sapere come? Direttamente, perché sapevo che c'era una squadra su Roma che si stava lavorando e io stavo arrivando, queste notizie non le ho prese dai giornali ma le ho vissute in prima persona, sì. Quando poi Totorrina mi dà l'incarico a me di portare a termine l'attentato su Palermo, perché prima di me addirittura notizie che ho preso sul luogo, l'incarico l'aveva Raffaele Ganci e Cangemi Salvatore, che dovevano commettere l'attentato in via Noto Bartolo. Mi dicevano che volevano mettere l'esplosivo dentro il cassonetto o in altri posti. Poi c'era pure Biondino che addirittura voleva riempire uno dei sottopassaggi pedonali dell'autostrada con 1000 rotti di esplosivo, quindi c'erano state più progettazioni ma mai portati a termine. Scusi, di cui c'era questo, scusa. Il periodo io sto parlando quando prima la mia presenza su Roma è credo 90-91, poi per 6-7 mesi non parlo più di questa situazione, io mi parlo da febbraio 92 in poi. Da febbraio 92 in poi. Quindi erano aperti tutti questi, diciamo, tra virgolette, cantieri, queste squadre operative agivano. Perfettamente. Quando poi Salvatore Rina mi dà l'incarico a me, nella stessa occasione c'era Vincenzo Sinacori che aspettava in una camera adiacente, lo chiama alla mia presenza e gli dice di scendere la squadra dicendoci a Matteo di tornare indietro che non c'è più bisogno di che loro permanessero in il loco, con una battuta, con un risolino, nel senso che quasi che non là a perdere tempo, lui riteneva che non ci mettevano grossi impegni a poter individuare il dottor Giovanni Falcone. Ho capito. Quindi una volta che lui, io mi metto a disposizione, mi dà l'incarico, e lui purtroppo devo dirle che ogni volta che lui mi dava l'incarico sapeva benissimo che lo portava a termine, ha escluso tutti e tutti, ha fatto mettere a me a disposizione il Biondino e da lì a arrivare al 23 maggio ho avuto modo di poter commettere la straccia. Allora, una precisazione. Quando lei incontra Sinacori, quando Rina parla con Sinacori e lei vede Sinacori andare a parlare con Rina, dove vi trovate?
dovrebbe essere un incontro a casa di un certo Guddo, e dobbiamo essere marzo, aprile, ora non mi ricordo con precisione. Ok, senta, sempre 92. Chi c'era quel giorno? Cioè, ricorda che ci fosse quel giorno assieme a lei, oltre a lei, a Sinagori? C'ero io, c'era Raffaele Gangi, c'era Gancemi, c'era Biondino, c'era i Sinagori che aspettava, se n'era andato appena appena a Provenzano. Era una riunione di quelli che Sabatonina faceva entrare delle persone e faceva uscire l'altro. Una giornata di consultazione. Mi scusi, lei è presente quando Sinagori parla con Rina? Sì. Quindi ascolta le parole di Sinagori? Sì. Ricorda che cosa non gli dice? Non gli dice che abbia dato l'incarico a me, però gli dice: digli a Matteo di scendere che ho risolto il problema. Con riferimento alla sede di Capace, cioè all'omicidio dottor Giovanni Falcone. Ho capito. E da quel giorno lei entra, diciamo, entra in pista, cioè comincia a lavorare per organizzare la strage di Capaci? Sinteticamente, comincio a procurarmi l'esplosivo, comincio a studiarmi i luoghi, comincio a studiarmi le modalità. Mi scusi Prusca, quel giorno è già stabilito, cioè nel momento in cui lei prende l'incarico, è già stabilito che si proceda con l'esplosivo? Sì, sì. O è una possibilità? No, si deve procedere con l'esplosivo perché non mi danno altra, no, non mi prospetta altra circostanza. Addirittura io riduco quello che doveva essere il progetto originale. Riduce? Ma lo riduco di molto. Si prego. No, cioè lo riduce perché, scusi? Lei si figura mettere 500 kg di esplosivo in via Otto Bartolo, quello che succedeva, metta 1000 kg in un'autostrada, cioè, per riempirla tutta, non sì. un pezzo come ho fatto io, quindi con 1000 kg si immagina quello che poteva succedere, quindi io ho ridotto i tempi perché mi sono, come si dice, avvalso di un tecnico, ho potuto fare questo. Oh, senta, probabilmente gli è stato chiesto, ma non è, diciamo, connessa la posizione di Matteo Castiglianaro, ma comunque la domanda che riguarda la fase esecutiva gliela faccio lo stesso. Del comando che procede all'esecuzione della strage di Capaci fanno parte appartenenti a Cosa Nostra? E basta, o c'erano personaggi strani che lei non conosceva? Alla fase quella che ho organizzato io? Dico, la fase che ha organizzato lui, lei, non, ce ne sono altre? Dico, per Capaci? No, per Capaci, ripeto, Biondino mi aveva addirittura portato, ripeto, un sottopassaggio pedonale che si doveva riempire e chiudere. Poi io, attraverso i miei suggerimenti, abbiamo spostato, troviamo questo tombino, un posto più ristretto, diciamo abbiamo cambiato progettazione, quindi non so altri soggetti. Alla mia presenza, personaggi esterni a Cosa Nostra, io sul punto ho fatto un confronto con Gioacchino La Barbera, perché non conosco, in particolar modo riguardante le istituzioni, diciamo, apparati dello Stato. È successo un caso che io mi ho cercato di sforzare, che mentre eravamo nell'attesa, credo che abbiamo fatto tre fine settimana all'attendito di Giovanni Falcone, credo che nella seconda o il giorno prima del 23 maggio, ora non mi ricordo, ci fu un signore che venne a chiamare a Mario Troia, cioè che era il, diciamo, quello che ci ospitava sul territorio, perché gli doveva parlare, ma è venuto a cercare a quello, se, che io sappia questo signore non doveva sapere nulla, dopodiché io non conosco altri soggetti tranne quelli che già sono stati condannati.